Allora, questo è il primo esercizio che riguarda i KPI. L'obiettivo di questo esercizio era, a partire da un processo, identificare quali sono i potenziali indicatori che possiamo applicare al processo, cercando di definirli nel dettaglio. In particolare, per i vari KPI è necessario specificare qual è la categoria, facendo riferimento a questa classificazione in cui abbiamo KPI generali, quelli di efficienza, quelli di qualità e poi quelli di servizio, le quattro categorie. Fornire una descrizione dettagliata . Definire un nome o un simbolo definire la misura, cioè descrivere come viene calcolata e indicare anche la fonte da dove viene misurata. È disponibile nell'IRP, viene misurato fisicamente, in qualche altro modo, tramite un questionario, eccetera. Il processo è quello che abbiamo visto, che avete visto qualche settimana fa, quello della revisione dell'automobile, un po' semplificato in modo da essere un po' più limitato per quanto riguarda il suo contesto, però essenzialmente quello che vediamo qui è un frammento della soluzione che abbiamo visto qualche settimana fa. Come procediamo per risolvere questo particolare esercizio? Allora, noi dobbiamo capire quali misure possiamo applicare al nostro processo e lo schema con le quattro categorie è il punto di partenza per andare a capire quali sono le misure che possiamo prelevare. Non è detto che tutte le categorie, tutte le sottocategorie che sono elencate in quello schema siano misurabili su questo processo, però è una linea guida, io seguo la lista e cerco di capire se ha senso ed è possibile misurare un KPI che riguarda quella particolare categoria. Se sì, allora lo definisco, altrimenti passo alla categoria successiva. Iniziamo a parlare della prima delle categorie, che è la categoria generale. Nella categoria generale ci sono quattro tipologie di KPI fondamentali: l'input e l'output volume, le risorse umane, le risorse materiali, l'inventario e altre risorse. Iniziamo col primo, quindi l'input volume. Qual è l'input di questo processo? L'input, lo vediamo dall'inizio del nostro processo, è il proprietario che contatta l'officina per fare una richiesta di tagliando. Quindi il primo KPI che riguarda l'input volume è quello più semplice, il numero di richieste di tagliando. Quindi andiamo, io qui ho organizzato una tabella, allora
quattro elementi qua sono quattro elementi in cui io ho suddiviso quella che è la definizione. Quindi abbiamo la categoria, abbiamo detto che è generale, la descrizione o scopo, realtà noi vogliamo sapere quante richieste vengono fatte. All'officina. Non so se leggete, devo ingrandire, si legge? Ok. Il nome, bar, simbolo, allora il nome per esteso potrebbe essere numero di richieste ritagliando. Volendo contrarlo in un acronimo, numero richieste tagliando, NRT. Dobbiamo poi andare a capire come calcolarlo. Qual è il metodo con cui lo calcoliamo e che formula o calcolo facciamo? Il calcolo è n uguale numero richieste, ok? C'è poco da calcolare. Se ricordate quando abbiamo parlato di metriche, abbiamo parlato di metriche dirette e indirette, questa è una metrica diretta, quindi è misurata direttamente, quindi non viene calcolata a partire da altre misure. Quindi è semplicemente un conteggio. Ecco, il numero di richieste. Ci sono vari modi di andare a contare il numero di richieste. Un modo potrebbe essere si conta il numero di telefonate ricevute dal centralino. Immaginiamo che sia un'officina che abbia un centralino. Questo potrebbe essere un modo, cioè, vabbè, chiaramente se contiamo tutte le telefonate non ci sono solo le richieste di tagliando, ma ci sono anche altre telefonate. Quindi si conta il numero di telefonate ricevute dal centralino per richiedere un tagliando. Leggete meglio così, oppure così. Ecco, meglio prima. Ok. Quindi contiamo il numero di telefonate ricevute dal centralino per richiedere un tagliando. Questo è un modo. Interpretazione.
Allora, ogni metrica può essere guardata come un numero a sé stante oppure come un indicatore di prestazioni del processo. Quindi, ragionevolmente, dobbiamo capire se valori alti, positivi, negativi, maggiori o minori di 1 sono meglio o peggio di altri. Allora, intuitivamente io direi che più elevato il numero, meglio è. Ragionevolmente più richieste riceviamo, più abbiamo clienti. Più è elevato, meglio è. Il tipo di scala di questa misura, quale sarà? Mi ricordo che le possibili scale sono la scala nominale, ordinale, intervallo, ratio e assoluta. Questa è assoluta, è un conteggio. Quindi non abbiamo nessun'altra misura alternativa o trasformazione che ci permette di trasformare un conteggio in altro. Quindi l'unità di misura è un conteggio, un numero di richieste, se vogliamo, non è molto. L'unità di misura ha senso metterla se abbiamo delle misure standard, okay? Sul conteggio non so quanto abbia senso. Fonte, dove andiamo a pescare questa informazione? Allora, se immaginiamo che ci sia una specie di centralino supportato da un sistema di CRM, più o meno evoluto, possiamo andare a dire che la fonte di questa informazione è nel sistema CRM. Anche il sistema più basilare tiene conto delle telefonate ricevute. Se noi andiamo a vedere il processo, torno un attimo di qua, io dopo il contatto l'appuntamento. Quindi un'altra possibile misura del volume di input potrebbe essere il numero di appuntamenti fissati. Torno di qua. Allora, un conto è andare a sentire quante richieste mi sono arrivate. Poi il prezzo è troppo alto, l'officina è autorizzata per le Ferrari e voglio fare il tagliando a una Fiat. Cambio idea durante la telefonata. Cade la linea. Okay. Ci sono tutta una serie di motivi per cui dalla ricezione della telefonata in cui viene chiesto un tagliando non si prosegue con un appuntamento. Quindi un altro possibile misura o KPI non è il numero di richieste di tagliando, ma numero appuntamenti tagliando. Che la descrizione in realtà è lo stessa. Oppure se vogliamo capire quanti appuntamenti vengono
effettivamente fissati. Si conta il numero di appuntamenti fissati n uguale numero appuntamenti. Questo qua, l'interpretazione non cambia rispetto all'altra, anche questo su scala assoluta, l'unità pure il CRM, oppure se abbiamo un sistema informativo che ci permette di gestire le prenotazioni, potrebbe essere quello. CRM barra prenotazioni. Torno ancora una volta al processo, io posso contare l'input qua, al contatto, posso contare l'input qui, all'appuntamento, posso contare l'input qua. È possibile che qualcuno degli appuntamenti fissati venga cancellato oppure che il cliente proprio non si presenti. Quindi un'altra terza misura dell'input potrebbe essere questo, alla consegna dell'auto. Sapere quante auto vengono consegnate. Numero veicoli consegnati. Si conta il numero di auto barra proprietari che si presentano all'appuntamento. N è uguale numero proprietari presenti all'appuntamento. L'interpretazione è esattamente la stessa perché è semplicemente un aspetto diverso dello stesso concetto, l'input. Anche questo è un valore assoluto e lo prendiamo, chiamiamolo IRP, il sistema che gestisce le funzionalità principali del sistema. Poi, come vi dicevo, IRP è un termine estremamente generico che riguarda tutti i sistemi che gestiscono i processi core dell'azienda. Quindi, a meno che noi conosciamo esattamente quali sistemi informativi sono in essere all'azienda, e allora sappiamo esattamente a quale sistema informativo fare riferimento, altrimenti IRP indica il sistema informativo che gestisce i processi di base.
Altre idee? Allora, questo è l'elenco di tutte le possibili misure di input. Non è detto che ci interessino tutte, dipende dal contesto in cui ci troviamo. Almeno una di queste l'avete identificata? Sì, ok. A questo punto passiamo all'altra misura generale, output volume. Che cosa abbiamo in output? Beh, torniamo a vedere il nostro processo. Quelli sono gli input e gli output sono le autorevisionate. Che ragionevolmente dovrebbero più o meno coincidere con quelle che sono state consegnate. Sempre di carattere generale, questo è input volume, quest'altro è output volume. Lo scopo è capire quante auto vengono revisionate e riconsegnate. Numero veicoli revisionati. Allora, io uso i simboli perché se immaginate di avere un foglio Excel con tutta una serie di indicatori o una dashboard con tutti i valori, un grafico, se andate a indicare per esteso il nome di tutte le variabili, rischiate di occupare più spazio con il nome delle variabili che con il valore delle variabili stesse. Quindi l'uso dei simboli è comodo per indicare in maniera più compatta le variabili. Ragionevolmente una tabella di questo tipo, avendo un po' più di spazio, si indica sia il simbolo che il nome, poi il nome, poi il simbolo è quello che si usa all'esterno, ma nella tabella abbiamo un riferimento a che cosa significa il nome, il simbolo, scusate. Quante auto vengono revisionate e riconsegnate? Conta il numero di auto riconsegnate al cliente dopo la revisione. Anche qui è un conteggio, numero auto riconsegnate. L'interpretazione è sempre la stessa, quindi più auto riconsegno, più avrò incassi, valore è di tipo absolute e questo probabilmente arriva da un altro sistema,
chiamiamolo di nuovo IRP, comunque il sistema informativo core che gestisce l'ingresso e l'uscita delle auto, la revisionale. Attiro la vostra attenzione sulla definizione, cioè il metodo di calcolo. Si conta il numero di auto riconsegnate al cliente dopo la revisione. Cosa scriviamo qui è fondamentale per capire che cosa stiamo misurando. Perché è possibile che ci siano delle auto riconsegnate al cliente senza aver fatto la revisione. Quindi, dopo la revisione è fondamentale. Se consegniamo l'auto al cliente senza aver fatto la revisione, quello probabilmente non è un output. Potremmo anche avere delle auto riconsegnate al cliente, ma senza che questo abbia fatto un pagamento. Quindi dopo la revisione ho scritto e non dopo il pagamento perché non è scontato che il pagamento venga fatto in quel momento. Il cliente potrebbe aver pagato in anticipo, il cliente potrebbe usufruire di una qualche convenzione, potrebbe esserci una qualche convenzione tra l'officina e un'azienda, per cui quella è un'auto aziendale che viene portata e non viene fatto un pagamento, viene fatto una fatturazione periodicamente. Quindi, attenzione a cosa scrivete nel metodo perché quello che viene misurato dipende pesantemente da quello che scrivete lì. Vi faccio un altro esempio. Che è utile a capire che è opportuno considerare tutte le possibili alternative. Se voi immaginate di avere due misure, il numero di studenti immatricolati, il numero di studenti laureati, quello che potete desumere è che il numero di studenti che attualmente frequentano o sono fuori corso è la differenza tra i due. E questo è vero fino a un certo punto perché ci sono gli studenti che si trasferiscono, gli studenti che abbandonano gli studi e questi numeri potrebbero non essere trascurabili. Quindi, attenzione, molto a come definite questi numeri. È importante andare a considerare tutte le opzioni. Se torno un attimo al processo, queste tre attività, quindi in realtà quattro, si presenta all'officina, l'officina comunica l'esito e il prezzo e l'effetto del pagamento e l'officina riconsegna l'auto, in parte riconsegna l'auto, comunque fondamentalmente questi tre qua potrebbero essere descritti in un caso d'uso. Okay. Sono temporalmente ben localizzati,
e descrivono un'interazione tra il cliente e l'officina. Non sarebbe un caso d'uso a livello di sistema, ma un caso d'uso di tipo a livello aziendale, in cui il ruolo del sistema non viene giocato da un software, ma viene giocato da un'azienda, l'officina in questo caso. Analizzando quel caso d'uso e tutte le possibili eccezioni, ci potremmo rendere conto che ci sono tutta una serie di alternative, ad esempio il fatto che il pagamento non viene effettuato, ma viene soltanto addebitato a un particolare cliente o su una particolare convenzione. Quindi nel definire il KPI io devo avere una visione molto chiara e dettagliata di che cosa avviene nel processo. Altro esempio, voi sapete, immagino, come viene calcolato il tasso di disoccupazione. Nel tasso di disoccupazione, almeno per come è definito dall'Istat, non sono considerate né al numeratore né al denominatore le persone che non sono occupate e non sono attivamente alla ricerca di un lavoro. Quindi tutte le persone che scoraggiate o non cercano un lavoro non contano, non risultano come disoccupate. Infatti il tasso di disoccupazione ci dà, tra l'altro nelle persone occupate vengono contate anche le persone che sono ad esempio in cassa integrazione, perché non sono né disoccupate né a ricerca del lavoro. Ad esempio il tasso di occupazione invece considera questi, quindi bisogna andare a capire esattamente la modalità con cui viene calcolato un indicatore per capire cosa significa, altrimenti rischiamo di assegnare a quell'indicatore un significato che in realtà non ha. Nel nostro esempio, quello che conta fondamentalmente è la modalità di calcolo, anche perché il valore che calcoliamo qua è semplicemente un conteggio e quindi è molto semplice. Se abbiamo degli indicatori derivati, quindi calcolati a partire da altri, anche la procedura di calcolo e il significato quali sono le misure di base da cui viene calcolato hanno una rilevanza importante. Risorse umane. Allora, adesso ho interrotto il discorso sull'output, ma volendo possiamo andare a distinguere l'output in base alle categorie. Possiamo avere quelli che pagano immediatamente, tra questi possiamo identificare quelli che pagano in contanti, quelli che pagano con carta di credito, quelli che pagano con un assegno, quelli che invece pagano entro un certo tempo, pagano per esempio tramite un bonifico o seguito di una fattura, quelli per i quali invece viene sfruttata una convenzione, quindi c'è una fatturazione periodica, eccetera. Se questi sono casi che possono succedere all'interno dell'officina, ha senso misurare non soltanto l'output complessivo, ma andare a disaggregare questo dato complessivo per categorie. Ovviamente questo non lo si può sapere in generale, dipende specificatamente dal problema che stiamo affrontando.
risorse umane. Per quanto riguarda le risorse umane, ad esempio, potrebbe interessarci sapere quanti sono i meccanici al lavoro presso l'officina. Numero di meccanici, si contano i meccanici assunti presso l'officina. N è uguale numero meccanici. In realtà qui ho sempre usato N, ma dovrei mettere NM, NVR, NVC, NAT e NRT. Numero di meccanici, ecco qui l'interpretazione, non sarei così certo che più sono i meccanici meglio è, perché è una risorsa e quindi corrisponde a una spesa. Se sono troppi spendiamo una cifra eccessiva, se sono troppo pochi non riusciamo a soddisfare i clienti, quindi è difficile trovare qui un'indicazione semplice che ci dica cosa è meglio. Okay? Probabilmente dovremo confrontare il numero di meccanici con l'effettiva necessità, però non lo possiamo fare direttamente qui. Probabilmente andremo a definire qualche altro indicatore, ragionevolmente, ad esempio, sotto gli aspetti di efficienza, di uso, quindi se tutti i meccanici sono impegnati, allora probabilmente il numero è giusto, se la metà dei meccanici non è impegnata, allora probabilmente il numero è troppo alto. Ma a questo punto le valutazioni verranno fatte sulla base di un indicatore derivato. Il numero è assoluto e questo probabilmente arriva da qualche sistema di gestione delle paghe. Altra piccola considerazione su questo indicatore. Io mi aspetto che il numero di meccanici non sia una costante universale, uguale per sempre. Ragionevolmente questo numero varia. Quindi il numero di meccanici in questo istante potrebbe essere diverso dal numero di meccanici che c'era un anno fa. Quindi il numero di meccanici è una misura che è valida in un certo istante e per un certo periodo, poi probabilmente può variare. Quindi, oltre all'aspetto legato al valore puntuale in questo istante, c'è anche un aspetto che riguarda l'evoluzione nel tempo di questa variabile. Lo stesso discorso si applica agli indicatori precedenti.
non tanto sull'istante in cui sono misurate, ma in riferimento all'intervallo temporale in cui viene fatto il conteggio. Quindi è ovvio quando si dicono si conta il numero di auto riconsegnate al cliente dopo la revisione, cosa vuol dire? Però lì dentro non c'è scritto quando inizio a contare e quando mi fermo. Inizio a contare dall'inizio della storia dell'officina, conto per periodi di tempo distinti, mese per mese, conto sulla base di quella che si chiama una finestra mobile, quindi da un mese a questa parte, da un anno a questa parte, year to date o month to date. Questi aspetti sono decisamente importanti. Quindi ragionevolmente io posso contare in un modo o nell'altro, ma poi come presento i dati può essere un aspetto importante. Okay, il numero di auto riconsegnate probabilmente ho in qualche database l'elenco di tutte le auto che sono state riconsegnate dopo la revisione con la data e l'ora. Quindi sulla base di queste informazioni io posso andare a calcolare il numero di auto riconsegnate su qualunque periodo. In generale questo discorso si applica su quasi tutte le variabili. Che sono Non ci sono variabili che hanno un valore costante nel tempo. Di solito variano. Quindi l'orizzonte temporale a cui fanno riferimento è fondamentale. Ragionevolmente non ce n'è uno solo giusto. Se io voglio andare a osservare il breve periodo lo farò sull'ultimo mese, se voglio andare sul lungo periodo lo farò sull'anno, oppure andrò a vedere l'evoluzione mese per mese. Quindi non è un qualcosa che noi andiamo a indicare all'interno del nostro KPI. Quindi è un aspetto che è ortogonale rispetto alla misura che raccogliamo. Un altro, diciamo, criterio di aggregazione e disaggregazione della misura possono essere legate ad esempio alle sedi dell'azienda. Se immaginiamo che questa officina non sia una ma sia una catena, ecco, a questo punto mi interessa sapere magari il dato complessivo oppure il dato di ciascuna sede su eventualmente periodi distinti. Quindi tenete conto che oltre alla definizione che noi forniamo qui, esistono degli altri criteri aggiuntivi che in generale possono essere applicati praticamente a quasi tutti questi indicatori che mi permettono di aggregare o disaggregare queste informazioni. A me interessa sapere non soltanto il numero totale di immatricolati al Politecnico in quest'anno, ragionevolmente mi interessa sapere ad esempio anche la loro suddivisione per il corso di laurea. Questa informazione è fondamentale, perché l'aggregato è magari utile per fare un comunicato stampa, ma nel momento in cui io voglio andare a capire quanto è affollato un corso,
devo sapere quanti sono gli immatricolati di quello specifico corso. Torniamo al nostro schema di KPI, risorse materiali. Numero di cacciaviti, numero di chiavi inglesi, suddivise magari per misura, numero di ponti, numero di tester, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Per andare a definire dei KPI qui bisogna conoscere specificatamente i dettagli. Okay, quindi quali KPI sono significativi? Ad esempio il numero di cacciaviti probabilmente è un qualcosa cui non mi interessa assolutamente nulla. Però sapere che ho a disposizione un ponte per sollevare le auto o due invece mi può cambiare significativamente la prospettiva. Magazzino, qui trattandosi di un'officina probabilmente ci saranno i ricambi. Quindi i livelli dei vari ricambi per ogni tipologia è un qualcosa che mi interessa. Per cui, volendo mettere un altro KPI, l'obiettivo è conoscere i livelli di scorta dei ricambi inventory level si conta il numero di ricambi in magazzino. Inventory level uguale numero ricambi. L'interpretazione qua di nuovo è difficile che io riesca a definire un numero valido per i ricambi, dipende da quanto sono utilizzati. Ragionevolmente poi il conteggio così totale non ha minimamente senso. In questo caso ha senso andare a vedere il livello di scorta per ogni tipo di ricambio. Sapere che ho 10 ricambi non mi dice nulla, a me interessa sapere che ho 5 filtri antipolline e 5 pastiglie per i freni, altrimenti è assolutamente inutile. Mettiamolo come nota per ricordarci che effettivamente la variabile in sé aggregata non ha nessun senso. Questo è vero per qualunque misura che riguarda le scorte.
tornando al nostro schema, dopo i KPI di scorte abbiamo quelli che riguardano altre risorse. Ad esempio, spese per energia elettrica, spese telefoniche, eccetera. Ecco, sulle risorse umane aggiungo una cosa che non mi sono dimenticato di dirvi prima, torno un attimo allo schema con i KPI. Il numero di meccanici è sicuramente una misura, ma un'altra misura, questo vale in generale per tutte le risorse, oltre al numero effettivo di risorse, a me interessa ad esempio conoscere un altro aspetto, che potrebbe essere il costo. Quindi, oltre al numero di meccanici, mi potrebbe interessare andare a conoscere la spesa, quindi quanto pago. Sì, certo, sicuramente. Sì. Lo stesso discorso sul numero di ricambi, si può fare sul numero di ricambi, per cui un conto è sapere quanti ricambi ho. Un altro conto è sapere qual è il livello, di valore, che ho in termini di ricambi. Ecco, in questo caso può aver senso l'informazione aggregata, perché a quel punto io so quanto valore ho immobilizzato in magazzino. È interessante sia a livello aggregato che poi a livello disaggregato. Lo stesso discorso vale in realtà per tutte queste risorse. Quindi, dopo le altre risorse, quindi dopo tutte queste KPI, abbiamo esaurito la categoria che abbiamo chiamato come KPI di tipo generale. Restano gli altri KPI: efficienza, qualità e servizio. Sì. No, allora. Sì, il valore immobilizzato nel magazzino tendenzialmente è un'informazione generale. Sull'efficienza, vado a vedere ad esempio la rotazione del magazzino. Quindi il valore di costo in sé è generale. La rotazione, l'utilizzo del magazzino. A questo punto, o comunque il tempo di mobilizzazione dei ricambi, questo invece è un aspetto di efficienza. Il valore in sé, no, è generale. Se andiamo a osservare i KPI, di efficienza, abbiamo le tre categorie principali che sono il costo unitario, la produttività e l'utilizzo. Costo unitario per input, per output e per informazione. Ammesso che abbiamo delle informazioni che abbiano dei costi. Quindi, KPI
KPI di efficienza, costi unitari per input. Allora, efficiency, e in particolare a me interessa cost per input unit. Visto che abbiamo definito tre diverse misure relative al volume di input, ragionevolmente possiamo definire tre diverse misure di costo unitario. Quindi costo per richiesta di revisione, un costo per appuntamento e un costo per revisione per auto consegnata, anzi, se la guardiamo dal punto di vista dell'azienda, per auto presa in consegna, okay, che rispondono e corrispondono a, ai tre diversi tipi di indicatori di volume di input. Io qui devo essenzialmente andare a calcolare una formula in cui il costo per richiesta, cost per request, è uguale a costo diviso numero richieste di tagliando NRT. Com'è che calcolo il costo? Beh, se prendo uno di voi a caso dovreste essere in grado di farmi una lezione di almeno 20 minuti sui modi alternativi di calcolare i costi. I costi ovviamente posso prendere il costo totale, posso prendere dei costi fissi, posso prendere dei costi variabili. Posso tenere conto del fatto che le risorse umane probabilmente non lavorano soltanto a questa attività dei tagliandi, ma lavorano a più attività e quindi devo andare a ripartire il costo di quelle risorse su diversi processi. Mi fermo qui. Un aspetto da tenere ben presente è che il costo deve fare riferimento alla stessa unità temporale su cui sono calcolate è calcolato il numero di richieste di tagliando.
Sembra banale, ma è facile perdere di vista questo aspetto di coerenza. Per cui se io ho il costo annuale, ad esempio ho le mie spese per il personale, le spese di riscaldamento, energia elettrica, telefono, affitto, ammortamento di materiale, manutenzione, eccetera, ricambio ovviamente. E se ce l'ho annuale, devo anche dividerlo per il numero di richieste che ho avuto all'anno. Se invece voglio andare a considerare i costi sul periodo più breve, allora devo andare a considerare il numero di richieste sul periodo più breve. Per cui probabilmente le spese di riscaldamento nei mesi invernali saranno grosso modo uguali alle spese, diciamo, di elettricità extra per far funzionare i condizionatori. Ecco, tutti questi aspetti ovviamente io non li vedo qua nella definizione. A meno che abbia definito espressamente un indicatore di costo, ma di solito questo arriva dal sistema di contabilità aziendale. Allora, prima nota. Si possono usare diverse definizioni di costo. Seconda nota, il periodo su cui si calcola il costo deve corrispondere al periodo su cui si calcola NRT. Il metodo si dividono, identificano i costi relativi al processo in questione, li si divide per il numero di richieste. L'interpretazione è ovviamente, allora il costo è sicuramente un valore maggiore di zero, gli altri. In generale più è basso, meglio è. Potremmo anche indicare che maggiore o uguale di zero come vincolo, e più è basso, meglio è. Il tipo, ecco, che tipo di scala è questa? Ratio. Perché un'affermazione del tipo il costo
quest'anno è il doppio del costo dell'anno precedente è un'affermazione perfettamente sensata. Io posso passare da un sistema di misura all'altro, ad esempio cambiando la valuta, esprimendo il costo in termini di euro per richiesta piuttosto che lire per richiesta. L'unità di misura probabilmente è euro. Il sistema informativo, allora, qui abbiamo probabilmente il sistema contabilità per quanto riguarda i costi e CRM per quanto riguarda il numero di richieste, però CRM è già indicato sopra. Possiamo ovviamente fare tutte le altre misure, diciamo, per il momento sorvoliamo, possiamo fare il costo per unità di output. Abbiamo definito anche qui una misura per unità di output e quindi in base a quella, che vi ricordo era numero di veicoli riconsegnati, posso andare a mettere qui il costo per output unit. Costo per auto revisionata. Costo per revisione. Come lo calcolo? Calcolo i costi per il processo di tagliando e li divido per il numero di revisioni. Quindi in questo caso il costo per revisione è uguale a costo diviso numero veicoli revisionati. Valgono le note di qui sopra, okay? Queste valgono sempre comunque. Dipende da che tipo di costo calcolo. Eventualmente, se io ho identificato già in partenza diversi tipi di costi, posso qui, in questa tabella, identificare diversi KPI. L'interpretazione, di nuovo il costo è maggiore o uguale di 0,
più è basso, meglio è. Anche questi di tipo ratio in euro e la sorgente, la fonte è sempre quella, quindi ho l'IRP, diciamo la contabilità e l'IRP. Preferite fare una pausa ora? Sì? Ok, allora facciamo una pausa.